bastone. Cari amici, cari bambocci, ma soprattutto care sorelline in calore dalla fighetta depilata come un praticello inglese. Come state? Spero tutto bene. Guardate qui dove siamo. Siamo nella home dell'Arena 6 per sbaulare il mio baule magico, epico, finito bene. Ma non siamo qui solo per sbaulare, ma anche per vedere la domenica epica. Infatti, dopo l'ultimo aggiornamento, noi possiamo richiedere 2 epiche, 2 rare oppure 20 comuni. Ma chiederne 20 comuni è una puttanata quando si ha la possibilità di prendere le epiche. Quindi io direi di andare sullo scheletro gigante in modo tale da farlo sviluppare e far crescere. Infatti molti di voi mi hanno scritto che lo scheletro gigante bombarolo nei livelli più alti diventa potentissimo, quindi smollate le epiche. Chi non smolla le epiche verrà bruciato a rogo come Giovanna d'Arco. Ma che fare adesso? Andiamo a sbaulare subito i primi bauli di legno, quelli bauli più merdosi, ma dove si trova la roba più interessante. Vediamo la scarica, poi vediamo la torre bombardiera. Infatti oggi c'è stata solo merda. Vediamo l'altro, 60 di oro, poi gli scheletri e poi l'estrattore di elisir. Va bene, dai, per questi bauli li accetto. Poi passiamo a quello d'argento, vediamo cosa c'è qua dentro. 44 di oro, poi troviamo il gigante, carta rara, gli scheletri ancora. Oggi è la giornata degli scheletri, ho capito, dai. Va bene. Oh, apriamo il baule della corona. 413 di oro, 2 di gemme, perfetto. Qua, eccoli, ancora, oh, ancora sti cazzo di scheletri, porca puttana. È una roba micidiale, oh, l'orda di sgherri e poi il domatore di sorelline per 5, perfetto, ottimo. Ora passiamo al baule d'oro, eccolo qua, vediamo cosa ci riserva. 159 di oro, il goblin per 1, gli scheletri, eccoli qua, porca di quella puttana mignotta, schifosa. E poi il moschettiere, va bene, il moschettiere. Perfetto. E ora, bambocci, abbiamo il baule magico! Siete pronti con la conta? Facciamo un conteggio di 3, 2, 1... E voilà! 420 di oro, mancano 7 carte, speriamo bene. Allora, il domatore di vagine va bene. Poi, il cannone di merda non va bene. Il mortaio di merda non va bene. Il gigante va bene. Mamma mia, mini pecca va bene. Dai, dammi le rare. Sì! Cazzo, lo specchio, cazzo. Lo specchio, ragazzi, bamboacci, lo specchio, questa è la carta della Madonna. Va bene il congelamento, ma lo specchio è una carta della Madonna, è una carta che ti sdoppia un'altra carta. Bamboacci, questa è una carta epica finita bene, cioè veramente vi duplica le carte. Poi ve la farò vedere in un secondo momento. Adesso io vorrei sostituirla con una di questi, però ancora devo imparare bene a usarlo. Io direi che poi nel prossimo episodio la sostituirò con la lapide, ovviamente, nel prossimo episodio però, perché adesso mi sembra abbastanza inutile. Vedete, scende un po' di elisir, da 3,9 va a 3,7, però va bene lo stesso. Poi quando imparerò a utilizzarla ve la farò vedere in maniera massella. E ora facciamo qualche bella partita. Allora, amanti del panettone artigianale con dentro le praline di cacca di cane, andiamo subito a fare la prima sfida contro questo soggetto che si chiama Azmez King, di un clan arabo che non si capisce un cazzo. Posizioniamo lo scheletro gigante, vediamo lui come controbatte. Oh, con i barbari e l'orda di sgherri, ma non hanno ancora capito che la bomba del mio scheletro gigante li spazza via tutti. Bamboccio, lasciando campo libero alla strega e ai goblin nel baule. Guardate l'energia della torre sinistra come scende, e scende fino a 1648, tutto
esatto merito dei goblin nel baule. Immaginate voi la potenza di questa carta una volta aumentato il suo livello. Vi lascio solo immaginare. Ecco, lo stronzo ha posizionato uno stregone di livello 6 che, come potete notare, le palle di fuoco mi distruggono praticamente in tempo zero i miei scheletri e ovviamente anche la torre. Oh! Porca puttana penosa della mamma tua! Questo ha la scintilla, oh! A figlio di puttana! Avete visto quanto m'ha tolto? Avete visto quanto m'ha tolto nella torre destra? Mi è rimasto 730! Oh, ma ce la fai! Ma ce la fai, oh! Ma dove siamo? In Arena 9! Ma dove siamo? In Arena 9, cazzo! Ma guarda qua, l'Urda di Sgherri a livello 8, i barbari a livello 9. Ma dove siamo? Ma che cazzo? Oh! Oh! Ma ce la fai? Ma dove siamo qua? Ma guarda che roba! Ma che cazzo è? Ma vai in Arena 9, no? Pezzo di fogna! Ma che cazzo è la scintilla? L'Orda di Sgherri a livello 8. Ma dove viviamo qua? Oh? Ma ce la fate? Guarda qua cosa mi posiziona. Il dominatore di vagina più il gigante. Ma stiamo scherzando? Minchia, ma io ti friggo la mamma. Io ti friggo la mamma, te lo giuro. Guarda, un'altra scintilla. Guarda che roba. Guarda che roba. Un'altra scintilla, cazzo. Cazzo. Cazzo! Un'altra scintilla no, eh! No, un'altra scintilla no! Non l'accetto, porca puttana! No, no, stavolta, porca puttana madonna! Cioè, veramente, no, stavolta, porca puttana, ti disintegro la mamma, te lo giuro! Te la spacco! Te la spacco la mammina! Te la spacco la mammina! Te la spacco! Anche la sorellina ti spacco! Occhio che ti spacco anche la sorellina, bamboccio! Minchia, guarda che pezzo di merda! Guarda, guarda! Tanto io sono l'orda di scheletri! Minchia, i barbari! Madonna bella, madonna! Qua devo buttare giù tutto perché... Mamma mia! Madonna, madonna, ragazzi! Madonna! Che partita! Cioè, ma... Questo ha delle carte spettacolari, veramente. C'ha la scintilla, c'ha... Ma cosa pensi? Che di fottermi? Pensi di fottermi? Pensi di fottermi, madonna! Madonna, madonna, sto arrivando! Sto arrivando, bamboccio! Bamboccio! Minchia, la scintilla! Puttana vacca! Tre scintille, oh! Raga, mi ha buttato tre scintille! Tre scintille! Mortacci tua! Dai, dai! Dai che muori! Dai che muori! Dai che muori! Dai che muori! Cazzo! 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 Madonna! 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 Ho battuto uno che mi ha lanciato tre scintille! Oh! Ma io a pecora! Io mi scopo a pecora! Cazzo! Madonna! 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 Ho vinto contro uno che mi ha buttato tre scintille! Bam e bocci! Io sono a livello 6, Bambocci! Bam e bocci! Ma dove volete andare? Ma dove cazzo andate? Ma ditemi voi dove cazzo volete andare? Tre scintille v'ho inculato! Tre scintille! Sto cazzo! Sto cazzo! Bene, bene, adesso vediamo questo qua come si comporta. Ted di un clan giappominchia. Vediamo, perché i clan giappominchia sono potenti e giocano dalla mattina alla sera, non si fermano mai. Praticamente loro vanno a cagare e si portano il tablet. Poi vanno a dormire e nel sonno giocano a Clash Royale. Si alzano, a colazione giocano a Clash Royale. Vanno a lavorare o vanno a scuola e al lavoro giocano a Clash Royale. Arrivano a casa il pomeriggio, incontrano la pseudo fidanzata trovata su internet, vanno a scopare, tra virgolette, e mentre scopano, tra virgolette, giocano a Clash Royale. È tutto così, tutta così. Guarda che io ho incontrato dei giapponinchia in questo gioco, con il nome giapponese, cinese, che minchia fanno di quelle cose assurde proprio. È come quando giocano a League of Legends, no? A League of Legends i cinesi, i giapponesi sono avantissimo, perché hanno proprio la mentalità di dire: adesso tamato! T'ammazzo! Non te ne vai finché lo t'ammazzo! E quindi t'ammazzano poi alla fine. È una roba allucinante. Comunque questo mi sembra abbastanza debole. Mi sa che lui non è cinese o giapponese, ma è un americano che si è intrufolato di nascosto in un clan giappo. È modello! Ha lasciato lo scontro! Ma vai a cagare! Bene! Oh!
Finalmente mi posso rilassare. Oh, che bello, dai. Adesso mi rilasso. Meno male ha lasciato lo scontro. Tre corone già aggiudicate. Vedete, quando lasciano lo scontro è tutto di guadagnato. Ma io non capisco perché lo lasciano. Io combatto fino alla morte, anche se perdo, ma non gliela do vinta, capito, così facilmente. Ma se lasci lo scontro, praticamente hai già perso tre corone. Quindi è inutile fare ste cagate, inutile, inutile. Tanto se io ti butto giù una torre, puoi sempre recuperare, bamboccio. Bamboccio! Beh, io ora vi saluto perché devo andare a mangiare il panettone, non allo stronzo. Ci ribecchiamo al prossimo video e tanti cari saluti alle vostre sorelline in calore.